penso che noi non possiamo scaricare sui dirigenti responsabilità che sono dell'insieme della macchina, quindi anche della parte politica, mi assumo le mie responsabilità. Dobbiamo insieme sapere che stiamo facendo un lavoro difficile, quindi dobbiamo avere un po' di indulgenza reciproca. L'assessore al personale Betty Leone prende le difese dei dirigenti del comune dell'Aquila, finiti sotto accusa da parte del consigliere Raffaele Daniele dell'Unione di Centro ed Ettore Di Cesare di Appello per l'Aquila, che hanno denunciato il fatto che all'Aquila si continuerebbe ad erogare premi di produzione in modo forfettario senza che siano chiari gli obiettivi specifici e concreti. Osservando inoltre che nella sezione amministrazione trasparente del comune dell'Aquila, che dovrebbe essere sempre aggiornata e a portata di clic per il cittadino contribuente, le tabelle con i premi di produzione sono aggiornate al 2012-2013 e non c'è invece nessuna traccia digitale dei premi del 2014. Le cose stanno diversamente, spiega però Leone. I criteri di valutazione, a differenza del passato, ci sono e come, e i premi non vengono erogati in modo forfettario. Quelli del 2014 poi non sono stati ancora erogati. Ecco perché non compaiono nella sezione amministrazione trasparente. Proprio oggi abbiamo incontrato l'organismo indipendente di valutazione e credo che entro il mese di giugno saranno pronte le valutazioni sia per l'anno 2014 che per l'anno 2015. E con l'aiuto dell'organismo di valutazione noi abbiamo fatto, finito il regolamento, abbiamo iniziato un percorso di valutazione dei dirigenti che oggi sono valutati, non c'è nessuno ha un premio forfettario, non esiste, non sarebbe possibile neanche per le regole del pubblico impiego, quindi i dirigenti vengono valutati a seconda della complessità del settore che hanno, ed è questo il salario di posizione, e poi c'è il risultato a seconda di quello che i dirigenti hanno. Quando si parla di forfettario, di previsione nel bilancio, è perché nel bilancio va previsto ovviamente quello che è il massimo che potrebbe essere dato, quindi è il 15% della loro retribuzione. Ma poi diciamo, l'erogazione viene fatta in base alla valutazione.